Mettetevi comodi, c'è cinema, cinema, cinema su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ogni sabato dalle 12 con Tonino Pinto e le sue interviste esclusive ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali, ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema come Cannes, Venezia, Roma, Giffoni Festival e Monte Carlo Film Festival della Comédie. Cinema, cinema, cinema. Se vuoi dire di aver guardato veramente un film, devi lasciare che anche il film guardi te. Il cinema italiano festeggia il compleanno di Massimo Troisi e lo fa anche con il bel documentario diretto da Marco Spagnoli dal titolo Buon compleanno Massimo, un film narrato dallo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni con la voce di Eugenio Bennato e con le testimonianze fra gli altri di Renzo Arbore, Geri Calà, Maurizio Casagrande, Enzo De Caro, Iris Peinato, Fabio Fazio, Vittorio Cecchigori, il produttore che ha prodotto tutti i film di Massimo, Nino D'Angelo e la sorella di Massimo Troisi, Rosaria. Attorno la vita privata e professionale dell'attore scomparso prematuramente poco dopo aver interpretato nel 1994 il film Il Postino, diretto da Mike Redford e interpretato al fianco di Philippe Noiret nel ruolo del poeta cileno premio Nobel Pablo Neruda. Il film vincitore di un Oscar e 4 nomination, un David di Donatello e 5 nomination, era ispirato al romanzo Il Postino di Neruda di Antonio Scarmeta. Troisi nel 1989 conquistò una prestigiosa Coppa Volpi a Venezia per l'interpretazione del film Che ora è di Ettore Scola. Il premio gli fu conferito ex aequo con l'altro attore protagonista Marcello Mastroianni, con cui aveva già interpretato, sempre diretti da Scola, Splendor. Attore comico, regista, sceneggiatore e cabarettista, Troisi con Lello Arena ed Enzo De Caro è stato con il trio La Smorfia il principale esponente della nuova comicità napoletana nata negli anni 70, quello che i critici definirono un istintivo erede di Edoardo De Filippo e di Totò, e qualcuno accostò addirittura Troisi all'ironia di Woody Allen e a quella muta di Buster Keaton. Uno dei primi successi di Troisi sul grande schermo fu nel 1981 Ricomincio da tre, da lui interpretato e diretto. Scrisse una canzone anche, una canzone che si intitolava Ossai e come fa o cor, una poesia messa in musica dal suo grande amico Pino Daniele. È una stranissima allusione amara e dolce e anche ironica alle patologie al cuore di cui entrambi purtroppo furono vittime. C'è da dire anche che Il Postino fu accolto in America con grande entusiasmo. Pensate che il The Washington Times scrisse: Il Postino rappresenta quel trionfo internazionale che purtroppo Troisi non ha potuto fare in tempo a godersi. E il New York Times addirittura aggiunse: Troisi dà al suo personaggio una verità e una semplicità che significa tutto. Il 19 di febbraio avrebbe compiuto solo 62 anni. Ciao Massimo. E ripigliamo fiato con la Berlinale. Berlinale, pioggia di star e l'Ucraina di Sean Penn. Così hanno commentato in sintesi i giornali tedeschi l'inaugurazione a Berlino del modernissimo Palazzo del Cinema della ritrovata Berlino Est, disegnata da Renzo Piano, della 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema, che dal 16 al 26 di febbraio, diretto dall'italiano Carlo Chatrian e dalla giornalista tedesca Mariette Rissenbeck, proporrà film in concorso, eventi speciali, una sezione dedicata ai film per bambini, star ed un ricco e consolidato mercato cinematografico con al centro soprattutto i paesi dell'est, senza dimenticare la storia che ha visto nascere proprio a Potsdam, in un paesino vicino Berlino, dove ci sono gli studi più grandi d'Europa, il cinema di Fritz Lang e Billy Wilder. Intanto alla Berlinale fuori concorso è arrivato da Hollywood, appunto come dicevamo, Sean Penn, per presentare il suo documentario Superpower, dedicato all'invasione russa in Ucraina, con una lunga intervista al presidente Zelensky presente al festival in streaming.
18 le pellicole in concorso, fra le quali il ritorno della regista tedesca Margarita von Trotta con il film Ingeborg Bachmann Journey into the Fest, e l'italiano Giacomo Abruzzese che debutta alla Berlinale con il film Disco Boy, l'unico film italiano in gara per l'Orso d'Oro, che è la storia di un giovane che si unisce alle legioni straniere francese. Il film uscirà nelle sale italiane dal 9 di marzo. Primo evento internazionale di questo 2023, la Berlinale avrà come presidente di giuria l'attrice Kristen Stewart. Quest'anno sarà attribuito al premio Oscar Steven Spielberg di casa a Berlino, l'Orso d'Oro alla carriera. Fra i film, molta curiosità per il thriller Monodrome di John Singhove con l'Oscar Adrien Brody, La Grande Charlotte di Philippe Garrel e Roter Himmel di Christian Petzold. In sintesi, sono 6 i film del concorso diretti da donne, poche per un festival, come hanno sottolineato i quotidiani, molto sensibile alla disparità di genere. 11 registi che tornano in Germania da veterani della Berlinale, come lo stesso Spielberg. Fra i film fuori concorso, un documentario sul tennista Boris Becker, dal titolo Andrei Boris Becker, ed uno sulla premier israeliana Golda Meir, interpretato dal premio Oscar Helen Mirren, tra le star con lei attesi alla Berlinale, John Malkovich, protagonista di Seneca on the Creation, di Robert Schwanzkecke, il film che ha inaugurato è stato She Come to Me, di Rebecca Miller, con Marisa Tomei e Anne Hathaway.